Amici di calciomercato.com, non ci fermiamo mai, come non si ferma mai il calcio di Serie A. Abbiamo avuto il turno infrasettimanale, siamo in un momento veramente pieno di eventi tra fine del campionato, inizio del calciomercato, finale di Coppa Italia, insomma tantissima carne al fuoco che vogliamo analizzare come sempre con i nostri ospiti, con i nostri personaggi che abbiamo potuto invitare per questa puntata di Twitch del venerdì. Ma prima di tutto vado a salutare il mio compagno di avventura nella giornata appunto odierna, che è il nostro caporedattore Federico Zanon. Ciao Fede. Ciao Ale, un saluto a tutti. Sì, abbiamo tanto da dire con tanti ospiti, parleremo a 360 gradi di calcio e non solo. Direi che è stata una giornata molto importante, poi lo affronteremo anche con Daniele Longo, anticipiamo questo ospite perché insomma l'affair Çalhanoğlu ha regalato un altro capitolo e quindi staremo a vedere quello che succederà, però Çalhanoğlu ha la possibilità di lasciare il Milan, questo lo possiamo dire, Ale. Assolutamente sì, Federico, hai detto benissimo. Çalhanoğlu che si va un po' ad aggiungere a Donnarumma tra coloro che potrebbero salutare Milano per andare a Torino. Ti volevo fare una domanda in merito, visto che poi il racconto ce lo farà Daniele Longo proprio per quanto riguarda i termini della trattativa. Un commento da parte tua su questo fatto che comunque se la Champions League finisce il fatto che con giocatori possa questa situazione. Non ti sento più. Ho perso parte della tua domanda. Immagino ecco, se adesso mi senti? Sì, certo, dimmi. No, ti volevo chiedere appunto se il fatto che siano comunque in odore di lasciare il Milan, che in teoria dovrebbe fare la Champions per andare a giocare comunque nella Juve, che rischia di fare l'Europa League, se non ti stupisce, come vedi questo tipo di trattative che sono un po' strane, no? Vedendo proprio le competizioni che rischiano di disputare le due squadre. Ma direi che è tutto un discorso di denaro. Probabilmente noi siamo romantici e pensiamo a quei giocatori che hanno vissuto momenti complicati, come del resto li ha vissuti Çalhanoğlu con il Milan, che al momento di fare un passo importante come giocare la Champions con il Milan, se dovesse il Milan ovviamente riuscire a battere il Cagliari o comunque riuscire a ottenere i punti che servono qui alla fine, salutare per una squadra che rischia di non giocare la Champions, è vero che stiamo parlando sempre della Juve, però la vera ragione in quel caso sarebbe di natura economica. Il Milan ha fatto una scelta discutibile e non discutibile, io sono d'accordo con la scelta della proprietà, quella di non esagerare con gli ingaggi, anche perché poi abbiamo visto che gli ingaggi sono un problema per i conti dei club. Secondo il Milan Çalhanoğlu non merita 5 milioni di euro netti a stagione. In quel caso, se il giocatore sceglie di dare priorità all'aspetto economico, non si può dire nulla. Io sono di questo partito, tutti utili, nessuno indispensabile, a parte insomma quei giocatori che fanno veramente la differenza, e permettimi, a qualcosa in più sicuramente Donnarumma rispetto a Çalhanoğlu. Assolutamente. Senti, nell'attesa del nostro primo ospite con cui parleremo di campionato ma anche di Coppa Italia, di tanti argomenti, ti faccio invece una domanda un po' più scanzonata, come sempre, no? Venerdì, vigilia di Fantacalcio, abbiamo come al solito pubblicato i video della Fanta Polemica, dei Fanta Consigli in vista del weekend. Visto che siamo arrivati alla penultima giornata, ti chiedo tre nomi su cui punteresti in questa giornata per magari aiutare chi ci segue proprio in merito alla sua formazione. Beh, devo dire che mi vuoi assolutamente del male, perché considerando la situazione nel fantacalcio di calciomercato.com, sono messo peggio di te, nel quale devo lottare per restare tra l'elite del calcio. Ma insomma, tre nomi, io dico tre nomi un po' a sorpresa, proprio di quelli che quindi Boga, visto che ha fatto malissimo fino a questo momento, dico Çalhanoğlu, credo che possa essere un gol che magari spegne le voci di mercato, e poi io dico Cristiano Ronaldo contro l'Inter, perché può essere la partita di Cristiano Ronaldo. È vero che sono nomi importanti, però Boga, Çalhanoğlu, Ronaldo sono i miei nomi. Tre nomi, tre giocatori su cui potete puntare se dovete inserire chiaramente la vostra formazione. E noi nel frattempo ci prepariamo ad accogliere un ospite molto importante per quello che è il suo passato, chiaramente da attaccante, ex attaccante appunto di Atalanta, Torino, ma tantissime squadre in cui ha giocato, vero e proprio bomber. E adesso sta... Pronto? Pronto?
Ciao Tir. Su DAZN, tra l'altro collega proprio. Sento male. Che quindi lo ritroverà, pronto? Ci senti? Sì, vi sento male, andate via. Un problema tecnico. È un temporale. Ti senti? Ciao Tir, come stai? È un po' così la situazione oggi. Bene, bene, tutto a posto. Vai Ale, vai con la domanda. Pronto, ok, sono tornato. Problema un po' tecnico un po' in tutta Italia a causa dei temporali. Ecco, ti ribocchi, Simone, ti chiedo subito da analista quale sei, come vedi svilupparsi la lotta Champions per il weekend? Cioè, se credi che ormai siano quelle le squadre che andranno, Juve, la tua ex, chiaramente Atalanta. Atalanta, chiaramente, Mario, si potranno essere. Guarda, Tirale ha qualche problema, ti faccio questa domanda. Cosa ne pensi della Champions? Credi che siano quelle le squadre che lottano per fino in fondo o ti aspetti insomma una Juve che possa davvero sorprendere? Perché qui si tratta solo di Napoli e Milan che hanno il futuro nelle loro mani. Ma secondo me c'è ancora la possibilità per la Juventus, perché comunque ci sono degli scontri diretti, niente scontato, è normale che adesso chi è davanti è in vantaggio alle proprie mani, perché se fa 6 punti rimane dentro, però ripeto, ci sono degli scontri diretti. La Lazio credo ormai sia tagliata fuori, anche se è una partita in meno dopo la sconfitta di Firenze. Ecco, a proposito, dovrei essere tornato, ditemi se mi sentite. Sì, domande corte magari. Sì, a proposito della Lazio, no? Cioè, questo derby di Roma, la Roma è già proiettata al futuro con Mourinho, la Lazio invece è ancora concentrata sul presente. Pensi che la Roma possa rendere la vita difficile alla Lazio, e lo farà a maggior ragione proprio per lasciarla fuori dalla Champions? No, io credo che sì, va in campo per giocare la partita, certo, per vincerla, al di fuori di come in classifica l'altra. Si rispecchiano poi i valori in campo dei giocatori, non della classifica. La Lazio è un'ottima squadra, quindi la Roma vorrà vincere il derby. È vero che cambierà allenatore, quindi i giocatori vorranno fare bella figura dall'altra parte, però secondo me parleranno di futuro anche la Lazio, perché poi questo contratto di Inzaghi continua a non essere firmato. Dopo la partita con il Parma, dove veramente ha rischiato di non vincere, secondo me anche la Lazio ha un momento in cui deve dimostrare che deve finire il campionato in una certa maniera. Come la vedi la Roma di Mu? Cioè, pensi che ci sia bisogno di ampio mercato, o anche con questi giocatori può comunque migliorare? Dipende dall'obiettivo finale. Se vuole vincere lo scudetto va per forza puntellata, anzi va molto cambiata, secondo me, perché la Roma ha dimostrato quest'anno di non essere una squadra con personalità, perché se tu fai solamente 3 punti con le altre grandi, vuol dire che non hai vinto uno scontro diretto, vuol dire che ti manca personalità, che hai fatto un campionato sì buono, ma dove non hai dimostrato di poter competere con le altre. Quindi sicuramente, se vogliono fare un campionato da Champions o da vertice, va cambiata. Se invece vogliono costruire qualcosa, credo che ci sono giovani interessanti, e magari con Mourinho cambia l'approccio anche alla partita e all'allenamento. Senti, ti lascio la parola. Sì. Tire, prima di magari fare un'altra domanda sul calcio, io volevo chiederti qualcosa riguardo alla tua attività da spalla tecnica, da commentatore di DAZN, perché insomma volevo capire prima di tutto qual è stato il tuo approccio, e secondo te quanto è importante, che cosa deve fare fondamentalmente una spalla tecnica per essere all'altezza di una grande realtà come DAZN? Perché insomma viviamo in un'epoca anche dei social, dove tutti ti guardano, tutti sanno, tutti sono pronti a giudicare. Che cosa deve dare in più la spalla tecnica, sia in termini proprio di valore aggiunto alla prima voce, e com'è la tua preparazione, ecco, alle partite? Maniacale? Sì, molto scrupolosa. Io guardo, studio molto, specialmente se devo fare la telecronaca, perché poi in campo hai meno occasione di parlare, quindi in campo ti dai una conoscenza delle due squadre, del campionato e in grandi linee, mentre quando vuoi fare la telecronaca io vedo anche i particolari, vedo i gol fatti, come li hanno fatti. Magari son dati che non tiri mai fuori, perché sono più numeri e noi non dobbiamo dare i numeri, quello ci pensa il telecronista, però se poi la partita ti porta a dire qualcosa in più, è giusto essere a conoscenza di determinate cose. Ecco, noi per essere bravi intanto bisogna avere i tempi,
parlare in maniera veloce, cercare di fare capire il concetto e quello che stiamo vedendo, e soprattutto dobbiamo dire cose tecniche e tattiche, non dobbiamo addentrarci in altre cose. Noi dobbiamo spiegare alla gente che sta a casa il movimento che sta facendo il giocatore, la richiesta dell'allenatore e così via. Ci credevi quando giocavi a un futuro così? Cioè, ci pensavi già che avresti potuto diventare bravo a fare commentatore? Ma allora mi piaceva ascoltare, seguivo molto, come mi è sempre piaciuto fare l'allenatore. Infatti appena ho smesso ho iniziato a fare l'allenatore del settore giovanile, poi ho fatto un'esperienza in prima squadra, primavera, ho preso tutti i patentini, quindi è un'altra grande passione. Poi si è creata questa situazione con DAZN 2 anni e mezzo fa, e devo dire che mi sta prendendo tanto, perché si parla di calcio, perché comunque ti confronti con grandi allenatori, perché vedi, se sei dentro gli stadi e torni un po' con l'emozione a quando giocavi dentro lo stadio, invece poi fuori continui a parlare di calcio in un'altra maniera. Quindi sai, giochi a calcio da calciatore, poi fai l'allenatore, adesso fai il commentatore, sempre il solito sport, sempre il solito lavoro, ma visto in maniera diversa, quindi cambia la prospettiva e lo conosci di più. Assolutamente. Teddy, tu sei stato un grande attaccante e secondo me sei anche un favoloso commentatore televisivo, ma volevo tornare indietro a quella famosa lettera che avevi scritto a tuo figlio qualche anno fa, senza entrare nei meriti del fatto che possa essere un ambiente discutibile, cosa credi che debba fare il calcio italiano per migliorare e per arrivare a livello delle leghe più importanti? Quindi, perché io credo che quando si tratta di cambiare, il cambiamento non può essere solo in alto. No, esatto, io quando feci quella lettera, che poi io l'unica che ho fatto è su Gazzetta.it, poi dopo purtroppo è stata riportata non per intero ma da alcuni organi, da Facebook, dove poi quando leggi certe frasi estrapolate sembra che io insomma sputavo nel piatto dove sto ancora mangiando, e non è così. Ero un po' deluso da quello che avevo visto nel mondo giovanile, perché credo che sia da lì poi che nasca un qualcosa per i grandi. Secondo me le basi sono sempre da sotto, le fondamenta sono sempre i ragazzi, e poi diciamo non sono più i ragazzi di una volta, ma non siamo neanche noi dei papà o comunque degli istruttori all'altezza per farli sentire dentro la pancia cosa significa il calcio o diventare un calciatore. E quindi secondo me ero un po' deluso da quel mondo lì, perché vedevo tanta gente che allenava non più per passione, non più per insegnare, ma per propria ambizione, oppure perché comunque pagava. Io non ho mai visto questa roba qua, però le voci sono queste. E mi dispiace perché poi è combaciato con l'anno in cui l'Italia non si è classificata per i mondiali, e veramente esatto. È stato forse uno dei momenti più brutti della storia del calcio italiano, no? E quindi dico, bisogna ripartire da sotto e non pensare agli interessi con i ragazzi, ma cercare di dargli tutte le istruzioni più possibili, le conoscenze, farli sentire dentro quello che possono fare nella loro vita, e secondo me ci vogliono degli ex calciatori per fare questo. Quindi fatto la passione, cioè la passione che poi tra l'altro si può tradurre anche nel modo di giocare a calcio. Ecco, probabilmente siamo tornati un passo indietro perché giochiamo poco a calcio, ma prepariamo atleti, non calciatori, cioè atleti e non insomma appassionati dello sport. Guarda, io credo che dopo le qualità, che è la cosa più importante per un calciatore, se tu non hai l'amor proprio, se tu non la senti dentro quella passione, se tu non vivi per il calcio, non ce la fai ad arrivare a certi livelli. Se ci arrivi è perché sei fisicamente, perché ora gli atleti, i calciatori sono tutti atleti, a differenza degli anni miei, ma come era a differenza degli anni 60, 80, il ragazzo, l'atleta si sta evolvendo, e anche il calciatore adesso lo vedi, sono molto più strutturati, più potenti, magari del mio calcio o del calcio passato. Però ti manca quel mal di pancia se perdi, ti manca quella voglia di starci dentro, quell'amor proprio per la maglietta, che poi puoi cambiarne 17, ma per ognuna dai tutto te stesso. E per me manca un po' quello. Queste sono parole che vorremmo sentire di più, tra l'altro il fatto che le pronunci un ex giocatore come te, che ha avuto diverse anche squadre, è molto importante, fa capire quello che deve essere anche il futuro del pallone se si vuole andare avanti. Ti faccio una domanda su due tue ex squadre, tornando a parlare di cose più terrene. L'Atalanta, che affronta due partite decisive, una per la Champions League e l'altra la finale d'Italia,
se ti aspettavi che si ripetesse così anche questa stagione dopo l'addio del Gomez, e poi il Torino che invece è in una situazione molto pericolosa dopo che insomma è stata un'annata così difficile, forse questa non ce l'aspettavamo. Puoi andare tu nell'ordine che preferisci. Sì, partiamo col Torino e nessuno penso si aspettasse un campionato del genere da parte del Torino, perché la rosa era di ottimo livello. Si è pensato di fare un progetto all'inizio con Giampaolo, che poi non è andato a buon fine. Io credo che il Torino riesca a salvarsi, però è un peccato vedere una piazza del genere soffrire così tanto, no? Io poi ho ricordi, quindi spero per il Torino che poi dal prossimo anno possa veramente invertire questi campionati e ripuntare a competizioni che le competono. Dall'altra parte l'Atalanta ormai è una realtà, non è più una sorpresa, perché ha fatto un'altra volta un campionato straordinario, ha dimostrato che anche in Champions ci può stare, perché comunque è uscita non meritando contro una squadra fortissima, e mi aspettavo un altro campionato di questo livello, mi potevo aspettare la finale di Coppa Italia. Quello che non mi aspettavo era in generale un Atalanta che in 10 anni di Percassi è arrivato a fare cose straordinarie. Lui aveva ambizione, ha ambizione, voleva farla crescere, è riuscito a farla crescere, ma non credevo in così breve tempo. Senti Tir, so che siamo quasi in chiusura, chi sale dalla B? Se vuoi io ti dico chi voglio che salga, ma non per un discorso di tifo o altro, ma per il calcio che esprime, e quindi dico il Venezia perché mi piacciono le grandi storie, al netto insomma che tutte le squadre rimaste in corsa, il Cittadella, il Lecce, il Monza, sono tutte squadre che meritano il salto, ma se non vuoi dirmi secondo te chi sale, chi ti ha impressionato di più, diciamo così? Un modo per aggirare la domanda. Guarda, io credo che l'Empoli abbia meritato alla fine di aver vinto il campionato. La Salernitana è stata una sorpresa quotidiana, no? Ogni partita è stata una sorpresa, perché tutti dicevano, compreso me stesso, che sarebbe crollata prima o poi. Anch'io. Non avrebbe tenuto, anche se ha fatto un buon mercato a gennaio, non avrebbe tenuto così tanto per arrivare addirittura a vincere il campionato, invece l'ha fatto, è partita forte, ha mantenuto, e poi adesso è come tutti i playoff, si vedrà chi starà bene fisicamente, chi avrà i giocatori per farti vincere. Io credo che in questi playoff la squadra più forte sia il Monza, però ripeto, sono partite come abbiamo visto molto molto belle, tese, come abbiamo visto quella di ieri tra Venezia e Chievo. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Senti Tir, prima di salutarti ti ringrazio anticipatamente per il tempo che ci hai dedicato e per essere stato nostro ospite. Ti chiedo, non posso, mentre il nostro regista Filippo fa vedere l'articolo della tua intervista che avevi fatto con noi, una domanda che non posso non farti vedendo l'ultimo mese di calcio sulla Superlega. Volevo sapere qual era l'articolo. Bomber non è chi fa la bella vita, ma chi trascina col cuore alla salvezza, e poi spiegavi il tuo soprannome. Una domanda sulla Superlega, su quello che hai pensato insomma in questi giorni, e come vedi tu questo argomento. Guarda, io sulla Superlega non vorrei intervenire, perché non conosco fino al fondo, ho letto, mi sono fatto un'idea, ma preferirei non sbilanciarmi, non dire cose che poi potrebbero essere fraintese. Ormai da 43 anni meglio rispondere alla domanda in meno e parlare del più del meno in più, no? Magari sai bene come funziona ormai dopo 43 ancora accetto questo tuo silenzio, ancora di più se poi quelle interviste poi vengono mal interpretate. Esatto. Assolutamente ci sta. Questo quindi, con calciomercato.com non ti succederà mai, quindi potrai venire quanto vuoi e non ti forzeremo. Grazie, abbiamo messo un po' in difficoltà, grazie di essere stato onesto e sincero. No, ma è la verità, cioè nel senso è quello che penso, potevo dire qualsiasi cosa, ma tante volte si parla e molte altre volte è meglio stare zitti, no? Hai ragione. È la cosa giusta. Hai ragione, ciao. Per quanto riguarda il soprannome è nato a Benevento e me l'ha messo un giornalista, perché Tir, vabbè, mi dà cognome, soprattutto la forza dell'autocarro, insomma, era stata una cosa carina, l'avevo presa molto positivamente, poi l'ho portata avanti tutta la vita. Ci ho messo l'esultanza nel 2007, sì. Alla fine adesso quando la gente mi
insomma, mi guarda in strada, mi dice il tir e fa il gesto del clacson, quindi perfetto. E ci ricordiamo dei tuoi gol pazzeschi, tra l'altro prima di quell'esultanza, qualcuno a Bergamo, in altre piazze, insomma, ci hai fatto divertire. Grazie mille Simone. Grazie, e grazie a voi. Sentirci presto. Grazie, ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Fede è molto incisivo, poi, infatti me, ci può anche stare non commentare, anche perché comunque non bisogna dimenticare che lui è un personaggio pubblico, cioè, esatto, quindi sì. No, ma tu sei suo collega, no? L'hai visto anche più volte. Io avevo visto una puntata in cui lo stesso Pioli gli aveva fatto i complimenti. Si vede raramente un allenatore, no? Tu che sei più avvezzo alle telecronache, al campo, si vede raramente un allenatore che fa i complimenti a un commentatore. Si vede che è proprio rimasto impressionato. Parlo di Pioli, da Tiribocchi. Ma sì, la domanda che proprio gli ho fatto è legata a come prepara le partite, perché la spalla tecnica viene spesso e volentieri sottovalutata. Non è solo il nome che fa la differenza, quindi il fatto che abbia avuto alle spalle tanti anni da professionista e da protagonista. Ti devi comunque aggiornare, preparare, devi usare le parole giuste, i tempi giusti. Lui ha sottolineato proprio i tempi, quindi io credo che sia visto che si parla tanto di giocatori moderni, io credo che il Tier sia una spalla tecnica, un commentatore, perché non è solo spalla tecnica, un commentatore moderno, è sicuramente un valore aggiunto per chi lo ascolta. È un personaggio comunque che poi raccontato anche delle sfumature del calcio che non sono solo il tutto bello, il tutto figo, cioè cosa vuol dire partire dal basso, cosa vuol dire puntare sui giovani, i valori, la passione. Ecco, a me è piaciuto molto questo, il fatto che abbia sottolineato come sia necessaria la passione, ed è un motivo per il quale anche l'Italia è calata un po' nella scala gerarchica del calcio europeo, perché ha perso un po' la passione, quindi la passione porta a giocare male, a giocare un calcio troppo fisico. Non è un caso che la passione si è riaccesa con Mancini e l'Italia ha regalato, sta regalando un calcio positivo, e speriamo che possa essere vincente all'europeo. Speriamo di andare bene all'europeo, tra l'altro l'europeo che seguiremo pedissequamente su calciomercato.com, non vi perderete assolutamente nulla di quello che sarà proprio dell'avventura azzurre. Ti faccio qualche domanda che vedo qua in chat, te la giro direttamente, no? Allora, la prima, sistemare il microfono dovremmo aver fatto. Un consiglio per il fantacalcio, i nomi sono Ilicic, Correa, Barrow, Morata, Rebic e Leao, gioca con tre attaccanti, Fede, devi sceglierne tre tra questi. Barrow, Leao, Morata, Ilicic e l'ultimo era? Correa. Allora, io dico il Tucu, dico Ilicic e dico Barrow. I miei tre giocatori sono questi. Poi ti ho perso, non ti sento più. Correo, mi senti? Ci sono? Sì, sì. Ecco. Allora, dicevo, quei tre per te. La Juve è già fuori dalla Champions, l'Inter dà il colpo di grazia. Questo è un commento. Vedremo come andrà. C'è anche un approfondimento di Giancarlo Padovani in uscita domani mattina sul sito, quindi c'è un po' la nostra lettura di quella che è il ritorno di Conte allo Stadium. Altra domanda. Ho visto situazione societaria del Genoa, gliela chiederemo magari a Daniele Longo. Cosa ne pensi di Mourinho? Allora, devo essere sincero, so che questa diretta viene registrata, quindi usciranno poi le mie parole. Allora, devo dire che io non sono un grande estimatore di Mourinho allenatore, nel senso, credo che sia stato un grandissimo allenatore, ma vorrei che non si sia rinnovato. Questo non significa che sia finito, no, non dico che è finito, dico solo che questa è un'occasione molto importante che è arrivata dopo il fallimento, si può dire, al Tottenham, che ha fatto seguito ad altri fallimenti, un allenatore che deve rinnovarsi, quindi anche dal punto di vista tattico, un allenatore che deve avere qualcosa in più, perché tutti dicono Guardiola che non ha vinto, Guardiola invece che ha vinto. Guardiola, rispetto al primo Guardiola che tutti ci ricordiamo, quello del Barcellona, quello dove spesso e volentieri giocavano Cuenca e Teglio alti, si è rinnovato. Mourinho ha avuto i giocatori, non si è rinnovato. Detto questo, se escludiamo quello, è un grande personaggio, è un personaggio, è uno che fa spogliatoio, uno che fa gruppo, uno che calamita attenzioni, nel calcio moderno è molto importante, è uno che studia, quindi è un allenatore che vorrei sempre avere nella mia squadra, però al patto che faccia un passo in più e decida di rinnovarsi. A volte basta poco, questo è Mourinho,
a Roma in una piazza molto esigente, quindi credo dal punto di vista proprio mediatico, oltre alla scelta di Friedkin, un segnale è seria, la Roma vuole vincere, portiamo Mourinho perché vogliamo vincere, non prendiamo l'ultimo arrivato, però c'è anche da dire che è una piazza importante, sicuramente è un allenatore forte, contro una piazza forte, la stampa forte, i tifosi forti, contano poi i risultati, e per ottenerli io credo che Mourinho debba per forza rinnovarsi. Sono d'accordo con quello che hai detto, vi chiedo scusa se sentite qualche problema tecnico con il mio microfono, ma oggi purtroppo c'è qualche problema appunto in redazione, anche dovuto chiaramente al maltempo che sta aleggiando su Milano. Rimaniamo sempre legati anche alla contemporaneità, perché Douglas Costa ha postato una sua foto con i colori del Gremio, quindi non è ancora ufficiale, ma è veramente vicino a tornare in Brasile, lo abbiamo raccontato con i pezzi di Nicola Balice e Daniele Longo, e quindi questa è una trattativa di mercato che già surriscalda quella che saranno le trattative della prossima sessione. Douglas Costa che forse ha un po' deluso, no? Ci si aspettava qualcosa in più da lui, cioè anche questo ritorno in Brasile, ti convince? Sì, rapidamente, perché tra poco abbiamo una grandissima ospite. Sono molto molto deluso da Douglas Costa, perché 2 anni fa sembrava essere un giocatore in grado di far fare il salto di qualità alla Juve, al Bayern Monaco ha fallito, tornerà in Brasile, tra poco, anzi c'è già sul sito un articolo a firma Nicola Balice nel quale ci sono tutti i dettagli dell'affare, perché la Juventus potrebbe, ancora non siamo certi, però dare una buona uscita, quindi pur risparmiando qualche soldo dall'ingaggio dovrà dare comunque una buona uscita, perché Douglas Costa ha ancora un anno di contratto con la Juventus. Grande delusione ecco. Anche fantacalcistica, possiamo dirlo, perché io l'avevo preso l'anno scorso e ci sono rimasto male. Direi preciso e lapidario. Dicevi giustamente una graditissima ospite, e la possiamo presentare se il nostro Filippo appunto ci dà manforte. Tifosa dell'Inter, no? Da quello che abbiamo potuto scoprire, ma tra l'altro anche spesso ospite di calciomercato.com, c'è anche ancora qualche problema, ma dovremmo esserci. Ci sei, Ines? Sì, ci sono, mi sentite? Eccola qua, assolutamente. Come stai? Molto bene, benvenuta. Voi, grazie mille per l'invito. Grazie a te di esserci. È un piacere. Anche perché abbiamo dovuto ovviare. Sono tifosa interista, sono molto contenta per la vittoria del campionato. Ma ormai l'hai digerita o sei ancora entusiasta? No, ovviamente l'entusiasmo un po' è svanito, però siamo sempre contenti di una vittoria, quindi... Senti, ma una curiosità, tu sei nata al sud, no? Sei di origine del sud, mi sembra. E sì. Come mai questa passione per l'Inter? Mio padre era interista, quindi un po' di famiglia. Ho capito. Fede, tutta tua, Ines. Ma sì, insomma, io volevo capire le classiche domande, nel senso, sei tifoso dell'Inter, chi è il tuo giocatore preferito, chi ti ha trascinato in questa stagione, perché insomma è stata una stagione fantastica in campionato. Oggi Conte ha detto qualcosa di forte, ma a mio avviso giusto, è stata una stagione equilibrata, fatta eccezione per l'Inter, perché poi quando si è trattato di mettere il turbo, le altre hanno solo letto la targa. Guarda, non lapidatemi, però io devo dire con molta sincerità che sono tipo 9 mesi che io non sono in Italia, quindi non ho seguito il campionato come gli altri anni. L'unico anno che non l'ho seguito, l'Inter vince. Allora ti vogliono fuori dall'Italia forse. Beh, ti rendi conto, no? Perché sono stata un po' sparsa tra Dubai, ora sono a Londra, Los Angeles. Quindi ovviamente ho seguito, ma... a dirla tutta la verità solo tramite comunque tabloid, non ho avuto modo di seguire le partite, e ovviamente sono stata entusiasta perché l'Inter parte sempre bene nella prima stagione, poi si perde sempre la seconda stagione, invece quest'anno finalmente, dopo tanti anni di partenze super e poi cadute, invece questa volta sono riusciti a portare a termine la cosa. Senti Ines, visto che hai parlato dell'estero, no? Tu sei nata e cresciuta anche un po' in una trasmissione sportiva e sei arrivata, adesso sei una modella, appunto viaggi tantissimo. Com'è stato questo percorso? Cioè partire da una realtà come quella del calcio per arrivare poi a essere qualcos'altro? Cioè ti è servito partire da un mondo come il nostro? E
In realtà è stato un po' il contrario, nel senso che io sono entrata a Sport Italia da modella, nel senso che non mi ero mai approcciata al percorso televisivo. Infatti l'esperienza con Sport Italia è stata la mia prima esperienza televisiva in generale, il mio primo approccio all'ambito calcistico. E non pensavo che la televisione mi potesse piacere così tanto, perché io ho sempre fatto le mie cose nel commerciale e non avrei mai considerato la televisione. È stato un po' casuale questo avvicinamento, che però mi è piaciuto molto, e poi da lì mi si sono aperte tante opportunità, perché comunque Sport Italia mi ha dato la possibilità di farmi conoscere anche un po' sul territorio nazionale, e quindi mi ha aperto tante strade, tante possibilità. Sono riconoscentissima a loro e felicissima poi di aver accettato questa possibilità, perché all'inizio io ero anche un po' titubante se farlo o meno, essendo io in un altro settore, però mi è servito tantissimo, mi è piaciuto moltissimo, e sicuramente è stata una bella spinta che mi ha dato lavorativamente. Ines, che la trovate anche ovviamente su Twitch, volevo chiederti, hai parlato di viaggi, a quali progetti stai lavorando? Puoi dirci qualcosa? Allora, io dovevo già andare da marzo scorso negli Stati Uniti per 3 anni, se non che è arrivato questo bellissimo Covid, siccome ho anche il visto di lavoro. Sono rimasta bloccata in Italia per un po', poi sono riuscita ad andare un po' di tempo a Los Angeles. Però ora che sono dovuta ritornare per degli altri lavori in Europa, che ora non è neanche più Europa, Londra, sono di nuovo bloccata qui, che non riesco ad andare lì. Cioè, quindi proprio nel paradosso. Sì, conto di ritornarci a fine mese, perché a fine mese dovrebbero riaprire il corridoio Stati Uniti-Regno Unito, quindi spero di farcela. Nel frattempo, Filippo ha fatto vedere la tua pagina Twitch. Grazie mille Filippo. Oltre che su Instagram, insomma, non lo chiamo, non lo devo dire io. Tanti commenti sul fatto che tu sia bella che dell'Inter, e il legame tra le due cose, quindi tanti tifosi nerazzurri che ci seguono, e ci fa sempre piacere. Hai un po' di tempo libero, riesci comunque a fare... Sei parlato di tanti viaggi, di tante situazioni di lontananza da casa. È andato via l'audio per... Sì, abbiamo dei problemi, purtroppo. No, voleva chiederti, insomma, se hai del tempo libero, cioè in questo periodo forse sì, perché visto che alcuni viaggi sono bloccati, insomma, però... Allora, in questo periodo che sono a Londra, sì, sinceramente, perché la realtà in Europa è comunque ancora... Non è più Europa, però diciamo che su questo territorio si è ancora un po' fermi. E quindi sì, mi sto dedicando a un po' di passioni, oltre che al workout, anche all'addizione, perché l'avevo già studiata ma poi non avevo delle basi solide, quindi l'ho persa e la sto riprendendo. Poi mi piacerebbe anche iniziare delle lezioni di ballo, cioè sto cercando di sfruttare questo tempo comunque in maniera produttiva, anche perché poi quando vado a Los Angeles non ho proprio tempo, cioè ci sono delle giornate che in un giorno faccio tipo 2-3 shooting diversi, e mi è capitato anche di finire alle 2 di notte, e conseguentemente non ho poi tempo da dedicare al miglioramento della mia persona, quindi cerco di utilizzare in maniera produttiva questo tempo libero. Ma in futuro ti piacerebbe fare ancora qualcosa in televisione legato al calcio? Sì, molto, molto. Mi piacerebbe un filino di più nell'entertainment, per il semplice motivo che puoi essere un po' più te stessa, nel senso non devi solo limitarti a comunque seguire una scaletta che è calcistica, ma puoi anche mostrare più lati della tua personalità. Però mi piacerebbe ritornare nel calcio italiano. Senti Ines, ma c'è il rovescio della medaglia? Cioè ci sono dei momenti in cui tutta questa popolarità, il fatto di essere magari fermata, riconosciuta anche al supermercato, ti rompe un po' le scatole, come si suol dire? In realtà, guarda, no, ti dico la verità, mi fa molto piacere, anche quando ora qui a Londra nessuno mi riconosce, da specificare. Però quando a volte mi è capitato anche al supermercato, anche le persone che vengono fuori gli studi, cioè secondo me è bello vedere che ci sono delle persone che ci tengono a te anche non conoscendoti e che ti ammirano. Poi non sono a quel livello di popolarità
di essere inondato da paparazzi, sai che non puoi... Non ancora. Cioè, sai, quel ritmo lì può essere stressante, che ti ritrovi sempre il paparazzo sotto casa, però per fortuna o per sfortuna non sono ancora a quel livello lì, quindi sono ad un livello a cui fa ancora piacere ricevere gli apprezzamenti delle persone che ti circondano. No, perché noi quando andiamo a fare la spesa fermano sempre il mio caporedattore Federico Zanon per chiedere gli autografi, quindi mi immagino cosa facciano con te. Perché sì, posso dire che conosco Ines per questo. No, a me fa piacere quando si tratta semplicemente di persone che ti ammirano, che ti seguono, che vogliono una foto, un video. Cioè, questo penso sia piacevole e anche gratificante per chi fa questo lavoro, perché comunque noi lo facciamo anche nella speranza che gli altri ci apprezzino. Non che ovviamente uno faccia le cose in virtù dell'opinione altrui, però fa piacere quando vedi che quello che fai viene apprezzato. E ti piace, insomma, che anche il tuo nome in questi giorni sia uscito, perché sei anche tifosa dell'Inter, quindi abbinare il tuo nome all'Inter. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, come dicevo, mi dispiace che quest'anno con le varie vicende non sono riuscita a seguirlo come si deve. Anche perché... No, dicevo, anche perché l'Inter, con una madrina d'eccezione come te, penso che sarebbe solamente felice, solamente contenta. Non hai seguito tanto, però... sai che domani c'è una partita importante, no? che è Inter-Juventus. L'Inter ha la possibilità di non far andare la Juve in Champions, quindi oltre allo scudetto sarebbe una doppia soddisfazione. Tu sei, secondo me ce la fanno, perché sei anti-Juventina? Oltre che interista. Allora, non sono anti-Juventina, diciamo che dopo dopo l'Inter, se dovessi scegliere un'altra squadra, se l'Inter è fuori dai giochi, diciamo così, sceglierei il Napoli, essendo io comunque certo campana. Non sono anti-Juventina, però non nutro neanche questo grande trasporto verso la Juve. Come finisce domani? Vabbè, Inter, ovviamente. Inter, vittoria, no, quest'anno Inter. Quest'anno sono carichi, se non ce la fanno quest'anno, cioè veramente li vedo, anche se hanno dei problemi, so, per quanto riguarda i pagamenti, sponsor. Ma sì, insomma, entro fine di maggio devono comunque pagare due mensilità, però insomma la proprietà Suning sta cercando di risolvere questi problemi inizialmente con un prestito. Tra l'altro ci sono anche aggiornamenti sul sito, su calciomercato.com, per chi ci segue, per avere un panorama più chiaro di quello che succede. Di certo è una situazione un po' complicata, e poi c'è tutto il futuro legato anche a Conte, Marotta, Lukaku, Lautaro, ovviamente da seguire sul sito. Magari sarà invitata dall'Inter l'anno prossimo, quando si torna finalmente allo stadio. Guarda, sono rimasta molto sorpresa di questa cosa, perché sembrava non mancare i fondi, insomma, all'Inter, invece... Sì, una situazione delicata che chiaramente racconteremo e continueremo a mostrare anche sul sito, come mostreremo in Estrocchia, che spesso trovate... Grazie! Le immagini, le foto che lei pubblica splendidamente su Instagram, scusaci, spesso le riprese sono molto belle e vanno mostrate, quindi speriamo di poterti avere ancora ospite su Twitch, e ti ringrazio per essere stata qui. Ma molto volentieri, piacere mio. Ciao Ines, bocca al lupo per i tuoi lavori. Grazie. A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Io sarei andato con Ines su 90 minuti, Fede, non so se sei d'accordo anche tu, però purtroppo c'è una scaletta da rispettare. Tra l'altro è una ragazza molto simpatica, davvero molto molto sì, simpatica, tifosa dell'Inter, quindi i tifosi dell'Inter ancora di più sono soddisfatti di averla vista su calciomercato.com, e troverete anche gli estratti di questa diretta e nei prossimi giorni. Ale, prima di magari che ci leggi qualche commento, se è arrivato qualche commento, volevo chiederti cosa ti aspetti tu dalla partita di domani, perché sei sempre tu che fai le domande, ma voglio chiedere io a te cosa pensi, se credi davvero che le motivazioni di Conte spingeranno l'Inter a fare la partita che dà la spallata definitiva alla Juve nella corsa Champions. Ma guarda, io nel calcio solitamente penso sempre che le motivazioni siano una buona parte di quella che poi è la prestazione della squadra, quindi anche domani io credo che la Juve scenderà in campo con qualcosa in più, proprio perché deve raggiungere un risultato sportivo, però in questo caso la motivazione c'è anche parte della Juventus, dell'Inter, perché
Antonio Conte sappiamo a prendersi confronti del suo ambiente. Credo che possa succedere un pareggio, facendo un po' una mediazione tra queste due squadre, che X possa essere un risultato che porta, perché sappiamo che sarebbe praticamente fuori dalla Champions League. Quindi credo che l'Inter riuscirà a fare lo sgarbo, ma non a vincere la partita. Questa è un po' la, la mia idea. Per quanto riguarda invece, come dicevi tu giustamente, le domande che arrivano, ce n'era una che ho visto prima su quello che può essere il delinearsi dei, dei playoff di Serie B. Visto che tu segui anche per DAZN, hai seguito per DAZN anche la stagione di Serie B, volevo un tuo bilancio dopo anche le partite di ieri, sapendo quali saranno le semifinali. Prima gli hai chiesto per i bocchi. Se vedi un Olitos che ne avrà più degli altri, prima hai detto quella che vorresti vedere su, ma se credi anche che possa essere quella che ci andrà poi. Sì, probabilmente non è quella che vorrei vedere su, però dico la squadra che io sono un romantico, quindi mi piacciono le belle storie, senza dubbio, e la Cittadella ha dimostrato, credo che sia il quinto anno che va dai playoff, di essere una conferma, non più una sorpresa, con Venturato che io considero un grandissimo allenatore. Adesso Cittadella sfiderà il Monza che, come dice giustamente il TIR, ma chiunque abbia conoscenze del calcio di Serie B sa che il Monza è una squadra che è stata costruita per la promozione diretta, non ce l'ha fatta, adesso è la squadra favorita per il successo finale, Barotelli, Boateng, Mota, tantissimi giocatori validi, quindi il Monza è la favorita, il Lecce a coda che quasi sempre significa partire avanti 1-0, il Cittadella è la classe operaia al potere, non me ne vogliono Marchetti come direttore sportivo altrettanto fantastico, però è una squadra senza nomi altisonanti. Io dico il Venezia, non tifo Venezia, il Venezia mi piace perché è tutto romantico, una squadra con tanti giovani, lo con stadio giocatori, anche, no? Lo stadio, una città, insomma tanti ragazzi interessanti, Svoboda, giocatori rilanciati come per esempio Ramu. E poi chiudo Zanetti è un grandissimo, sì, allenatore, cioè non è un caso poi Venezia che abbia l'anno scorso iniziato un percorso con Dionisi che poi è andato a Empoli, e l'Empoli abbiamo visto come ha conquistato la Serie A, e sentiamo parlare di Dionisi ma sentiamo parlare anche di Zanetti, che ha fatto già bene ad Ascoli l'anno scorso in una stagione comunque luci e ombre per l'Ascoli. Quindi io credo che il Venezia ha tutto quell'aspetto romantico, però se devo dire una squadra favorita dico Monza, e credo che alla fine la differenza Monza, la qualità del Monza possa davvero spingere il Monza ad andare in Serie A per la prima volta. Poi insomma non so cosa ne pensi tu riguardo cosa ne pensano i nostri io sono un attimo fermo perché sono privo di microfono. Adesso io ti ho sentito dicevo non so cosa ne pensano i nostri come si chiama telespettatori. Sono fermo, non si sente più quello che dico. Io ti ho sentito, Ale, ti posso dire che ti ho sentito. Io ti sto sentendo. Ale, non so se tu riesci a sentirmi. Intanto di tornare a parlare con Ale di Gioia, no, chiedo un po' a voi cosa ne pensate. Di certo il campionato di B è stato un campionato molto emozionante, sono rimasto un po' sorpreso di non vedere squadre giocare i playout, però insomma eccomi, finalmente mi senti? Sono tornato, adesso sì, sono tornato, ogni tanto vai e viene un po' allora bellerino. Voglio sapere cosa ne pensi tu chi va in B. Ma allora sono d'accordo con te nel dire che il Monza è la squadra che è più attrezzata forse per arrivare. Anche a me piace la favola Venezia, devo dire però che mi voglio esporre per una terza squadra, cioè io credo che il Lecce che abbiamo visto nelle ultime giornate di campionato sia stato lontano parente della squadra che avevamo ammirato, che a un certo punto sembrava, no, ne parlavamo anche in redazione, poter essere la seconda diretta al posto della Salernitana, quindi io mi aspetto un sussulto da parte del Lecce e da parte di giocatori come Koda, come Stepinski, come lo stesso Mancosu, che possono veramente far valere il loro passato in Serie A e il fatto che comunque prestazioni in partite secche possano dare il meglio di loro. Quindi mi espongo sul Lecce. E,
E prima di passare al nostro prossimo ospite, anche un po' per introdurlo, no? Io so che tu segui moltissimo anche la Serie C, abbiamo sì. assistito chiaramente alla promozione di Ternana, Como e Perugia. Direi ahimè Como, possiamo dire ahimè Como. Ahi te, sì, non lo volevo dire. Sì, perché tu sei un sostenitore dell'Alessandria. Sono di Alessandria, quindi la squadra della mia città, quindi sicuramente cosa vuol dire che sono... Cosa ne pensi di questi? Cioè, già qualche indicazione l'abbiamo avuta per la Serie C, cosa come la vedi? Cioè, chi credi che possa farcela? Ma guarda, per me la squadra più attrezzata resta il Padova. Resta il Padova, più dell'Alessandria che è andata a un passo dalla promozione diretta. Navellino è una squadra che può fare bene perché ha giocato un grandissimo campionato. E poi, proprio perché sono romantico, ci sono quelle piazze come Palermo, come Foggia, cioè il Foggia comunque sia ha eliminato il Catania, sono tutte piazze dietro le quali c'è passione. E io sono per la passione, per gli stadi pieni, per la gente che vive di calcio. Io credo che l'Italia sia stata per tanti anni al centro del mondo calcistico proprio perché è trascinata dalla passione. Abbiamo perso un po' di passione e il calcio italiano ha fatto un passo indietro, quindi ci colleghiamo a quello che ha detto prima il TIR. Io spero possa salire di categoria una squadra che possa regalare emozioni. Io sono per il calcio con le emozioni. Poi è chiaro, essendo di Alessandria, ancora una volta vedere la promozione sfumata, non dico all'ultima giornata, però quasi con l'Alessandria che tra l'altro qualche anno fa perse una promozione contro la Cremonese, fa un po' male, ma stiamo parlando comunque di niente, perché la squadra è la mia città, ma non è che stiamo parlando di tifo sfegatato. Però se devo fare un nome, io dico Padova e poi l'Avellino. Beh sì, Padova assolutamente una squadra veramente, veramente ben attrezzata, con giocatori importanti. Anche il Bari, se dovesse riuscire a passare nel playoff di mercoledì contro il Foggia, secondo me può dire la sua. È chiaro che, come dici tu, i playoff sono spesso una situazione nella quale poi i valori anche del campionato si rimescolano. Tu parlavi di passione, no? Mentre l'ospite sta per arrivare. Ti chiedo, in questa direzione ti ha un po' stupito anche la scelta dei vertici del calcio italiano di andare a rendere la Coppa Italia un po' di elite rispetto a quello che avevamo visto in passato, e già è diverso dall'Inghilterra, dove ci sono anche squadre dilettanti, per esempio, rendendola poi solo per le squadre di Serie A, di Serie B? Sì, mi ha stupito e sono deluso perché comunque il calcio è della gente. Valorizzare una competizione come la Coppa Italia, secondo me, poteva passare da ragionare a un calendario diverso e da rendere, ovviamente quest'anno non è stato possibile per il Covid, quel pubblico che non è potuto andare allo stadio, però renderla piacevole, magari facendo giocare la grande squadra sul campo di provincia. Finché consideriamo il calcio qualcosa d'elite, e in quest'ottica mi viene un po' da ridere, oltre che sorridere, sul fatto che tante squadre hanno lottato contro la Superlega e poi hanno detto sì a questo nuovo format di Coppa Italia. Il calcio della gente, il calcio dei tifosi, dobbiamo smettere di pensare che sia solo una cosa elitaria, è una cosa di tutti. Quindi, proprio perché sono romantico, perché adesso cito una squadra a caso, il Pontedera non può sognare di arrivare a giocare la Coppa Italia? Perché non ci possono essere nuovi Pordenone? Ma vi ricordate quanta gente c'era allo stadio per Inter Pordenone? O l'Alessandria che giocò la partita all'Olimpico Grande Torino contro il Milan? Ma vi ricordate quanta gente? Io ho degli amici che sono tifosi dell'Alessandria che hanno vissuto quelle due partite come se fosse stata una festa, come se fosse stata la notte dopo aver vinto il Mondiale. E perché togliere, privare i tifosi di queste gioie? Io francamente non lo trovo possibile. Non so, insomma, se sei d'accordo. Io credo che il calcio debba essere dei tifosi e anche delle piccole squadre, perché il calcio è di tutti. Tra poco torneremo a parlare con Alessandro Di Gioia, che continua ad avere problemi di
diteci voi cosa ne pensate di questo nuovo format della Coppa Italia. Io personalmente, sono tornato, comunque. Ecco, chiedevo l'opinione ai nostri ascoltatori. Io francamente dico no alla nuova Coppa Italia. Sì, io sono d'accordo con te, devo dire, perché è un qualcosa che comunque fa sognare anche, no, le piccole realtà. Abbiamo visto in passato proprio l'Alessandria, tra l'altro, anche arrivare in semifinale contro il Milan. Ti dicevo proprio quello, sì, sì. Non ti avevo sentito, scusa, anche altre piazze importanti che hanno poi ospitato delle piazze che lo sono diventate proprio grazie a quel tipo di sfida. Quindi credo che tu abbia ragione e penso che comunque debba essere mantenuta, o comunque essere trovata una formula che possa coinvolgere anche questi club. Una domanda che ci arriva dalla chat e ci chiede: cosa dite della Viola? Ha deluso? Visto che oggi ho parlato anche con Misso, no, Fede, tra l'altro riservando anche delle bordate importanti a diverse entità, tra cui giornalisti, cosa pensi dell'annata della Fiorentina? Deludente. Parto dalle parole di Commisso su Iachini. Ho sbagliato a mandarlo via per ascoltare la piazza. Devono fare in piazza Michelangelo una statua a Iachini. Allora la domanda che io giro a Commisso: e per quale motivo allora Iachini non è stato confermato? Io credo che la Fiorentina abbia sbagliato tante cose. Non ha trovato un allenatore di polso, non ha trovato un allenatore che abbia fatto giocare la squadra in maniera più positiva. Però c'è un ospite, Ale, sì. C'è un ospite. Abbiamo il collegamento su Skype, anzi, diretta a Ninni Corda, direttore tecnico del Foggia, uno degli artefici di quella che è l'impresa che il club pugliese sta compiendo, perché ricordiamo si è qualificata ai playoff, ha eliminato il Catania vincendo per 3-1 proprio sul campo dei siciliani. Ecco, dottor Corda, la saluto innanzitutto e le chiedo: si aspettava questa stagione? Soprattutto mi viene in mente, no, ad agosto, settembre, quando i vari allenatori avevano lasciato la panchina, forse non essendo consci di quello che questo gruppo poteva dare e che invece ha dato. Beh, mi fa piacere innanzitutto, buonasera a tutti, che ha una memoria da elefante, quindi si ricorda anche lei, perché la gente purtroppo dimentica molte volte le negatività che vengono espresse. Invece lei giustamente ha ricordato che in quel momento nessuno avrebbe investito, non dico un euro, ma neanche una vecchia lira sul nostro campionato. I più ottimisti ci davano ai play-out a fine stagione, i più pessimisti retrocessione diretta, quindi insomma penso che abbiamo dimostrato che chi è voluto andare via in quel momento abbia sbagliato. Abbiamo dimostrato che comunque sia il calcio non è spendere a tutti i costi milioni di euro, e penso che sia giusto così, e che sia giusto quello che ho sempre cercato di fare con le mie squadre, cioè grandi rendimenti con spese giuste. E ha sempre portato grandi risultati, perché giusto stavamo parlando di Como, no? Del Como. Mamma mia. E lei, sì, ha avuto grandi risultati anche lì. Senta, ma Marchionni, sì, è stata una sua intuizione, cioè sta dimostrando di essere un allenatore veramente, veramente bravo. Cioè, come è nata questa idea di portare lui? Ma è nata sicuramente la rosa di allenatori che si sono proposti per venire a Foggia, era ampissima. Io ho fatto il conto, siamo arrivati a quasi 45, nonostante poi due abbiano deciso di loro spontanea volontà di non rimanere. Marchionni, devo dire la verità, non si è offerto, è stata una mia intuizione, perché sapevo che aveva fatto molto bene a Carrara, seppur da secondo, che è un altro mestiere, per carità, però lui l'ho incontrato subito dopo che Maiuri è andato via ci siamo presi subito, insomma, mi è sembrato il profilo giusto, è uno che non mi chiedeva la luna a livello di giocatori, ma che si è fidato subito, perché probabilmente gli hanno detto che comunque sia le cose le facevo nella maniera migliore, e ci siamo presi subito, ci siamo messi a lavorare, e ha dimostrato sul campo di essere un grandissimo professionista e di sapere il fatto suo, e ci siamo sempre comunque sia confrontati su tutto, ma soprattutto ci siamo sempre aiutati nei momenti di difficoltà, perché io sono uno che gli allenatori l'ho dimostrato anche a Como, avendo comunque sia lasciato ormai
la carica di allenatore, anche se sono stato tra virgolette costretto a farlo l'anno scorso, sì. Anche a Como gli allenatori li ho sempre difesi, li ho sempre portati a termine per tutta la stagione, perché ormai c'è questo malcostume in Italia innanzitutto, ma comunque in Europa, dove sono l'ultima ruota del carro gli allenatori, e pagano sempre loro colpe non proprie. Quello che non hanno capito comunque i due precedenti allenatori prima di Marchionni, che si stanno un po' mangiando le mani adesso, diciamo. Scusa Fede, vai pure. No, dicevo, cosa gli dirà in vista della sfida con il Bari di lunedì, che insomma mercoledì. È una sfida particolare, unica, speciale. Ma sicuramente a Foggia stanno vivendo dei giorni straordinari, stanno riassaporando veramente quello che è il calcio vero, e l'abbiamo fatto assaporare già tutto l'anno, però sicuramente la ciliegina sulla torta è stata la vittoria di Catania, e adesso l'ulteriore ciliegia sulla torta è poter giocare ad armi pari contro una squadra che comunque sia speso 10 volte più di noi e aveva delle ambizioni di stravincere il campionato. Quindi insomma, noi con molta serenità, però con la consapevolezza che non andiamo mai a perdere da nessuna parte, già in partenza, ci andremo a giocare le nostre chance. Sì, un Bari tra l'altro già battuto allo Zaccheria nel girone d'andata, quindi i tifosi possono davvero sognare, e comunque andrà, sarà una stagione positiva. Ma sì, comunque vada, la stagione sarà veramente superato le aspettative. Senta, le chiedo di Bubaldé, questo giocatore che era un po', no, considerato, ha sempre giocato bene, però ne aveva segnato poco in stagione. Doppietta a Catania, è diventato l'uomo copertina, se lo aspettava, il fratello di Keita, tra l'altro. Ma allora io vi dico anche come è nata la situazione, è nata all'ultimo secondo dell'ultima ora del calciomercato, dove mi chiamarono Carletto Osi per conto del presidente Ferrero, insieme a Massimo Jenka, che è un caro amico, il team manager della Sampdoria, dicendomi che avevano questo giocatore all'ultimo momento, che in quel momento avevano un po' di dubbi tutti a prenderlo. Io gli chiesi un'ora di tempo, lo guardai nei video per il poco che avevo visto delle ottime qualità, soprattutto a livello di velocità, di rapidità, che sono componenti soprattutto in un calcio in questo momento dove non va velocissimo, dove sicuramente Bolt non è protagonista in questo calcio, soprattutto di questi ultimi anni. Allora ho fatto una riflessione veloce, ho parlato col ragazzo e col procuratore, mi sembrava uno che aveva una fame incredibile, quindi ci ho messo pochissimo per decidere di portarla a casa. Tra l'altro tante scommesse vinte, perché mi viene in mente lui, ma anche D'Andrea, Galeotta Fiore, insomma tanti giovani, tanti giocatori che il Foggia sta lanciando e sta mettendo in mostra anche eventualmente per quella che sarà il proseguio. Non posso che chiederle della questione con cui stavo parlando prima con Federico Zanon, in merito a quello che è la Coppa Italia e la riforma che è stata fatta. Voi vi siete già espressi, le chiedo un commento, chiaramente Foggia contrario a questa idea. Sì. No, a me questo fa sorridere, perché veramente viviamo in una, non dico in una nazione solo l'Italia, ma nella comunità europea, che mi viene veramente da ridere. Tutti scandalizzati per la Superlega, la Serie A in primis, tutti che allenatori che andavano in conferenza stampa a dire che era una vergogna la Superlega, e poi dove sono finiti tutti quelli della Serie A che criticavano la Superlega per difendere la Serie C? Non ho sentito, non uno, ma neanche mezzo. Quindi veramente rimango senza parole, anzi le parole ci sono quelle che probabilmente fanno capire che ognuno cura il suo orticello e basta. Senta, volevo chiederle cosa sarà, si sta già pianificando al Foggia dopo i playoff? Non voglio sapere fino a dove riuscirete a spingervi, ma c'è già un'idea alla prossima stagione? No, assolutamente, perché ci siamo detti con la proprietà che avremmo finito i playoff e poi ci saremmo seduti al tavolo per vedere i programmi, per decidere assieme cosa fare per il futuro, serenamente. Ci siamo detti così da appena la dottoressa Pintus è subentrata a Felleca. Loro a livello societario assieme a Pelusi sono stati gli artefici di questa stagione, quindi io ho un contratto a tempo indeterminato e l'ultimo dei problemi sarà Nini Corda per il Foggia, soprattutto per la tifoseria del Foggia e per la città di Foggia, quindi
assolutamente, adesso pensiamo a goderci questi momenti e ad andare a affrontare il Bari nel miglior modo possibile, e poi vedremo. Sì, perché il Foggia, va detto, ha vissuto anche un anno particolare oltre alla questione del Covid, perché c'è stato anche il cambio di proprietà, quindi un ennesimo sprone per arrivare e per disputare i play-off in una stagione anche particolare, difficile. Il Foggia ce l'ha fatta e questo è sicuramente un punto a favore di quella che è stata l'avventura. Io l'avevo intervistata l'anno scorso di questi tempi, lei mi parlava di un Foggia che sarebbe stato sicuramente in Serie C e difatti poi così è andata, quindi penso che Ninni Corda sia uno degli artefici di questo Foggia. Le chiedo un pensiero invece sul Como, sulla sua ex squadra, visto che è appena salita in B, sappiamo che ha lavorato lì per molto tempo e che si è trovato anche bene, e se voleva appunto dedicare un pensiero. Ma sono molto molto felice, perché io avevo già vinto a Como 10 anni fa, sempre dalla D alla C, e abbiamo riportato insieme a Felleca, insieme soprattutto ai compagni di viaggio che mi hanno accompagnato, perché soprattutto Gentile e Anelli, che poi mi hanno accompagnato anche nell'avventura di Foggia, sì. Sono stati protagonisti straordinari loro a Como e poi di fatto anche a Foggia. Per noi Como rimane sempre nel cuore, è stata una gioia immensa vederlo in Serie B, perché senza di noi, senza la vittoria nostra di Serie D, in questo momento non sarebbe in Serie B. E quindi questo ci dà tanta gioia e tanta soddisfazione. È una piazza come Como, come Foggia, non meritano assolutamente di stare in Serie C, e gli auguro tutte le fortune del mondo, perché veramente anche la città e la tifoseria sono sempre stati straordinari con noi, e quindi da questo punto di vista veramente sono molto molto contento. Prima di salutarla, dottore, le chiedo un'ultimissima cosa. C'è un sassolino della scarpa che si vuole togliere vedendo la stagione che ha disputato il Foggia, o in questo caso non dice, preferisce non dire nulla e soprassedere? Cioè, si pensa a qualcuno a cui dedicare questa stagione? Ha un viso questa persona, o è comunque un qualcosa a cui lei non pensa? Ma sicuramente abbiamo passato dei momenti molto brutti all'inizio di questo anno, e soprattutto il gruppo storico della passata stagione, oltre che naturalmente la società che è sempre stata presente, sia Felle, Capelusi e adesso ultimo la dottoressa Pintus, sono stati tutti molto molto importanti, però sicuramente abbiamo passato dei momenti brutti, ci sono stati dei momenti di grossa tensione dove il gruppo storico è stato un po' messo in discussione, parlo di Gentile Anelli, che li ho già nominati per Como, e di Fumagalli e Salvi, che erano quelli che hanno fatto veramente grandi cose. Poi è naturale, abbiamo avuto tantissime gioie, dispiace per purtroppo l'infortunio di Anelli, che non può partecipare a questi playoff, che se li è meritati, è stato un trascinatore importante per noi, si è rotto i legamenti. Naturale, poi oltre che a questo tipo di discorso, va dedicata anche alla tifoseria, quella vera, che è il 99%, e alla città di Foggia, che troppe volte viene messa sui giornali per cose negative, quando comunque sia vedere lo Zaccheria pieno è una delle gioie più grandi che ho provato dal punto di vista, oltre che sportivo, umano. E sono d'accordo con lei, perché ho avuto la fortuna di provarla anch'io. Dottor Corda, è stato come sempre molto molto deciso e diretto, e facciamo un in bocca al lupo per il proseguimento della stagione, sperando che lunghi che vada avanti il più a lungo possibile, e speriamo di risentirla presto su calciomercato.com. grazie mille. Grazie a voi, gentilissimi, un saluto, a presto. Grazie. Bel personaggio, ecco. Ale, bel personaggio. Idee chiare, oltre al lavoro insomma che parla da solo per quello che ha fatto, però un personaggio positivo, propositivo, e le idee sono comunque importanti. Adesso il Foggia affronterà il Bari, di certo arrivare fino in fondo è un bel cammino, è dura, però come ti ho già detto, io sono per le belle storie, quindi al di là di quella che è la simpatia per Alessandria, il romanticismo c'è, il Foggia comunque che nasce dalle ceneri e può arrivare fino in fondo. Chiaro che con il Bari adesso è una sfida che va oltre un semplice passaggio. Sì, è un bel match, un bel derby, però come ha detto Corda, giustamente il Foggia direi che quello che doveva fare lo ha fatto, adesso si giocherà chiaramente la possibilità di arrivare chiaramente il più avanti possibile, però sicuramente ci sono delle idee, c'è una volontà di tornare, provare a tornare la squadra che era fino a qualche anno fa, e questo glielo dobbiamo riconoscere. Direi che possiamo buttarci sulla pagina mercato, no? Sì, quella che aspetta probabilmente qualcuno che ci sta seguendo. Infatti invitiamo, chiaramente fateci le vostre domande, perché adesso iniziamo a entrare
il momento caldo, quindi o dal sito o chiaramente da Twitch, se ponete i quesiti noi vi possiamo rispondere e i nostri esperti vi possono rispondere illustrandovi quello che sarà poi lo sviluppo di questi 3 mesi che saranno caldissimi sia su CM che su Twitch. Guarda un po' chi c'è. Danielino Longo, eccolo qua, a proposito di mercato. Ciao Dani. Mercato e c'è lui. Ciao ragazzi, ciao Dani. Ben ritrovati. Ciao Dani, come va? Va abbastanza bene, è una giornata faticosa, diciamo. Sei fatto di tendenza su terra, dici tu perché? Diciamo che in molti tifosi, ma lo capisco anche perché spesso i tifosi vogliono che i giornalisti raccontino solo quello che potrebbe piacere, nel senso sono notizie positive da una parte, perché poi il calciomercato fa felice una parte e magari scontenta la controparte. Comunque abbiamo dato oggi notizia di nuovi contatti, un'intesa non troppo lontana, anzi molto vicina, tra la Juventus e Çalhanoğlu. Questa è stata una notizia della giornata, un po' a sorpresa, perché comunque ci si aspettava magari più una destinazione, cioè una possibile pista estera. Sappiamo che Çalhanoğlu non ha ancora rinnovato il contratto, nonostante l'offerta gli è stata formalizzata già nel mese di febbraio, l'ultima offerta, che credo che sia quella definitiva, da 4 milioni di euro bonus compresi. Vedremo nei prossimi giorni, comunque va registrato, ne facciamo cronaca e per forza di cose dobbiamo raccontare le notizie dopo le nostre verifiche, perché come sapete comunque abbiamo ascoltato diverse fonti, abbiamo cercato di avere conferme su diverse fonti. Molti hanno detto ma perché l'hai data prima di una partita? Io credo che il Milan non si può far influenzare da una notizia di calciomercato. Il Milan ha, diciamo, anche perché sennò ce la bruciano, Dani, ce la bruciano. Quando una le notizie Milan, le dà con tutti il rispetto per Çalhanoğlu, che è un ottimo giocatore, ma il Milan ci ha saputo rialzare la testa dopo aver venduto campioni, palloni d'oro come Shevchenko e Kakà. Io non credo che in questo momento l'eventuale cessione, mi auguro di no, per i tifosi del Milan, di Çalhanoğlu, possa stravolgere una squadra che quest'anno sul campo sta facendo vedere cose che non aveva mai fatto negli ultimi 9, quindi sta meritando il ritorno in Champions League. Assolutamente, Dani. Ascolta, ti faccio una domanda in merito a un'altra trattativa che stavi seguendo tu, di cui hai pubblicato sull'aggiornamento stamattina. La questione Douglas Costa, se ci puoi dire proprio le ultime, visto che prima ne avevamo parlato. Bravo, abbiamo parlato sia 2 giorni fa con l'ottimo Nicola Balice. Questa mattina abbiamo dato i nuovi aggiornamenti relativi a quello che è l'accordo che era stato già trovato tra il giocatore e il gremio. Douglas Costa, ricordiamo, tornerà in Brasile nella sua squadra, nel gremio, 11 anni dopo l'esperienza, la prima esperienza europea allo Shakhtar Donetsk, e ha accettato anche di ridursi quasi più del 50% l'ingaggio, perché adesso percepirà un ingaggio appunto da 3 milioni di base fissa più eventuali bonus relativi al merchandising e ai ricavi, quindi esattamente il 50% rispetto ai 6 milioni di euro che comunque la Juventus si deve riconoscere fino al giugno del 2022. Oggi in giornata sono arrivati nuovi contatti tra l'entourage del giocatore e la Juventus per lavorare alla risoluzione del contratto, perché il gremio ha fatto già uno sforzo importante arrivando a quella cifra lì, non poteva assolutamente e non aveva la forza economica per sostenere un investimento da 11 milioni di euro, che è la cifra a residuo a bilancio di Douglas Costa. Però la Juventus, come si dice, facendo la risoluzione del contratto e soprattutto con una piccola buonuscita, quindi non con una buonuscita totale, quindi risparmiando sull'ingaggio, andrebbe a registrare veramente una minusvalenza minima e comunque si libera di una situazione piuttosto pesante, perché ricordiamo che Douglas Costa negli ultimi anni, nonostante sia un grandissimo talento, ha fatto molta fatica sia al Bayern Monaco, non ha trovato mai continuità di rendimento e non rientra nei progetti della Juve, a prescindere poi da quella che sarà la conduzione tecnica della prossima stagione, se sarà confermato o meno Andrea Pirlo. Io ho una domanda da farti, Dani. So che non hai una sfera di cristallo, ma voglio chiederti, se il Milan dovesse andare in Champions dopo domenica, che tra l'altro il Milan può andare in Champions già domani se l'Inter vince a Torino e la Lazio non batte la Roma, il Milan è in Champions League, ma se dovesse vincere con il Cagliari, perché vincono le altre, va in Champions, settimana prossima possono arrivare notizie su Donnarumma? Io credo che in questo momento Donnarumma sia molto più vicino rispetto a qualche settimana fa. Anzi, la volontà del giocatore è quella di firmare il rinnovo con il Milan, a maggior ragione perché l'unico dubbio di Gianluigi Donnarumma era legato a
volontà, la voglia, il desiderio legittimo, perché comunque parliamo del 1999 ormai con tantissime esperienze in Serie A, con tantissime presenze, ma con zero presenze in Champions League. Con la conquista di questo del pass per la massima competizione europea, io credo che si avvicinerebbe e potrebbe arrivare anche, come dici, come giustamente sottolineavi tu, potrebbe anche arrivare un annuncio a sorpresa. L'ultimo scoglio da superare ancora quello di Mino Raiola, che comunque non vuole cedere per quanto riguarda la richiesta di ingaggio. Sappiamo che la distanza era siderale, perché comunque il Milan si era spinto ed è questa l'ultima offerta definitiva a 7 milioni di euro più uno di bonus in caso di raggiungimento della qualificazione alla Champions League. Aveva anche aperto per cercare di ammorbidire la situazione e magari rimandare la discussione alla prossima stagione a un contratto biennale, non più 5 anni come era stata presentata in prima istanza, tra virgolette, concedetemi questo termine, qualche mese fa, aveva aperto la possibilità di un contratto biennale, perché nonostante abbia già bloccato Mike Maignan, che comunque ha fatto una grande stagione con Lille, capite bene che qualsiasi tipo di investimento il Milan andasse a fare per il post Donnarumma non sarebbe a livello del portiere di Castellammare di Stabia, e soprattutto perdere un giocatore cresciuto nel settore giovanile, che comunque poteva anche generare un certo tipo di plusvalenza totale, a parametro zero sarebbe stato un disastro sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista economico. Quindi il Milan gioca su due fronti: quello di conquistare il merito sportivo, ma soprattutto quello anche di dare un impulso diverso al mercato, perché anche il progetto, naturalmente anche in previsione degli acquisti da fare nella prossima estate, partire con il fiore all'occhiello del rinnovo di Donnarumma darebbe un impulso diverso, un entusiasmo diverso e anche un appeal diverso al Milan in serie di calcio mercato. Senti Dani, rimanendo sempre sul Milan, no? Chiaramente dovrà arrivare poi l'esito degli esami a cui si sottoporrà Donnarumma, che chiaramente vi racconteremo sul sito e anche con i tuoi aggiornamenti quando poi saranno sostenuti. Il borsino delle punte, cioè in questo momento il Milan, chi sale, chi scende, chiaramente con tutto il tempo che manca poi all'apertura delle trattative, quello che può essere il delinearsi degli scenari anche in base allo stato di condizione dello svedese, però se c'è magari una pista prediletta o comunque si sta ragionando su più giocatori. Allora, il nome preferito, e questo lo possiamo dare quasi come una certezza, nonostante sia anche molto difficile da realizzare per ovvi motivi, abbiamo sentito anche oggi un fiume in piena, l'ho commesso con alcune espressioni che magari poteva anche evitare, però ha parlato chiaramente di Dusan Vlahovic, un suo pupillo, e ha fatto capire che comunque nel mercato non esiste un giocatore incedibile, tutti hanno un prezzo, il problema è che quello dell'attaccante serbo è molto molto alto, perché parte da una valutazione di 60 milioni di euro, anche se secondo da quello che si ascolta dalle indiscrezioni potrebbe anche partire, la Fiorentina potrebbe anche accettare un'offerta leggermente inferiore, quindi io non credo inferiore ai 50 milioni di euro. Quindi Dusan Vlahovic è il preferito di Pioli. L'area scouting sta lavorando in maniera decisa anche su diversi profili che comunque non sono ancora usciti e che cercheremo di scoprire, quindi vi invitiamo a rimanere sul sito, perché appena sapremo qualche nome in più ve lo daremo. Io comunque dalla lista non depennerei Carlo Belotti, che comunque non ha ancora rinnovato il contratto con il Torino. Io credo che abbia una grande voglia di provare un'esperienza diversa, e anche tifoso del Milan, questo potrebbe anche facilitare un certo tipo di discorso, e nemmeno quel nome di Gianluca Scamacca, che ha cambiato di recente agente, si è affidato ad Alessandro Lucci, che ha ottimi rapporti con Paolo Maldini. Chissà che proprio questo cambio di rappresentante possa facilitare un'operazione che era già stata, non dico impostata, comunque se ne era già parlato a gennaio. Il ragazzo comunque nella seconda parte di stagione, nonostante non abbia avuto grandissima continuità di rendimento, però ha dimostrato di avere talento. Lo stesso Pioli a precisa domanda ha detto: un giocatore che a me piace, quindi io Scamacca nella lista del Milan lo terrei volentieri. Assolutamente, ho detto chiaramente esami Donnarumma, parlavo di Ibrahimovic, c'è stato un lapsus freudiano. Fede, ti lascio l'ultima domanda per il nostro Daniele di mercato, e così poi lo salutiamo, che è stato come sempre prezioso. Sì Dani, allora immagino che arrivino delle domande riguardo all'Inter, e sull'Inter possiamo dire che aspettiamo di capire quello che succederà sul fronte societario, quindi ogni dubbio va considerato. Possiamo solo dire che Conte resta solo se l'Inter è competitiva. La Juventus, io credo sì. Che il silenzio di cui abbiamo fatto cronaca negli ultimi giorni, perché è un po' particolare il fatto che siano state annullate delle conferenze stampa per non affrontare il tema futuro, per non affrontare poi quella che è la situazione particolare, molto particolare, di crisi che sta attraversando la società nerazzurra,
Io credo che Antonio Conte stia facendo delle riflessioni, vuole capire un po' anche come si, diciamo, come si scatenerà anche il domino rinnovi, se effettivamente gli accordi stipulati con Bastoni e quello da rifare, anche se c'è la volontà di andare avanti con Lautaro Martinez, verranno formalizzati, perché dal momento in cui, secondo quello che sono le ultime indiscrezioni, l'Inter dovesse partire con la cessione di due big e con il mancato rinnovo di giocatori fondamentali, come lo sono stati in questa stagione Bastoni e Lautaro, chiaramente sarebbe un segnale negativo. Sappiamo che Antonio Conte ragiona per step, e il prossimo deve essere quello di migliorare ulteriormente la rosa attuale, nonostante le difficoltà. Io credo che potrebbe arrivare anche una decisione che in questo momento non è così, le percentuali non sono così alte, ma potrebbero, ripeto, cambiare gli scenari qualora non arrivasse il tanto sospirato rinnovo di Bastoni, quello di Lautaro Martinez. Dani, prima di salutarti, visto che sta fervendo, no? Le domande fervono perché si sente che si avvicina al mercato, al volo. Cialanoglu abbiamo già parlato, con Misto abbiamo parlato. Paratici? Paratici? Dicevo, diverse chiamate anche degli addetti ai lavori, da gente, dirigenti che chiedono ma Paratici rimarrà la Juve? Ma è vera la storia del Bayern Monaco? Io credo che Fabio Paratici in questo momento sia tutto tranne che saldo sulla timore della Juventus. Avanza la figura di Cherubini, che è molto stimato in società. Vedremo come si concluderà la stagione, vedremo quelli che saranno poi anche le valutazioni che farà la Juventus a fine stagione, anche sul nome del possibile nuovo allenatore. Chiaramente, secondo me, lo stesso Paratici, se dovesse, avendo anche un contratto in scadenza, se dovesse percepire che comunque la sua linea non è più quella principale, non escluderei una chiusura del rapporto dopo tanti anni di successi come quelli vissuti negli ultimi, appunto, nelle ultime stagioni in bianconero. Perfetto, Dani, come sempre chiarissimo, esaustivo e preciso. Chiaramente rimanete sul sito, su calciomercato.com, perché Daniele Longo è sempre presente, vi racconta tutti gli aggiornamenti di mercato, con prevalenza chiaramente sul Milan, ma tutte le squadre. E Dani, ci sentiamo settimana prossima su Twitch e sul sito ci vediamo quando vuoi. Grazie mille. Ciao, buon proseguimento di trasmissione. Grazie, ciao Dani. Allora, caro Ale, chiudiamo col botto perché abbiamo una graditissima ospite. Generalmente sempre alla fine arrivano gli ospiti migliori. Katia Serra, ciao Katia. Forse sei muta, Katia, dovresti smutarti. Ora sì. Ciao, ben trovati tutti voi. Ci sentiamo. Ciao, ciao, sì. Katia. Ciao, sì, Katia. Ti sentiamo benissimo. Allora, come ti presento? Grandissima ex giocatrice, adesso commentatrice televisiva, calcio a 360 gradi, ma non posso non partire con la Serie A femminile, perché domani c'è una partita che vale una stagione per il Milan contro Sassuolo. Detto bene, no? Qualche settimana fa non ci saremmo mai immaginati di arrivare a questa partita con così tanta. Tra l'altro, insomma, mi risulta che la stai preparando bene, visto che la commenti, per cui devo dire che sarò anch'io curioso, insomma, di vederla, perché da un certo punto di vista avrei pensato anche che il Milan fosse favorito. Il fatto però che gioca senza il portiere titolare, lo ricordiamo che Corenciova è stata espulsa, e quindi che sia Babbo che sia Piazza, in ogni caso gioca una ragazza che praticamente non ha mai visto il campo quest'anno, quindi non è mai facile sia per lei nel scendere in campo nel ruolo più difficile, sia anche poi nel guidare tutta la difesa. Quindi questo aspetto, secondo me, crea un ulteriore ostacolo per il Milan nell'affrontare una partita delicata, dove dall'altra parte non hanno nulla da perdere e sono carichi a mille. Il Milan che vuole andare in Champions con la Juve, Juve che ha vinto lo scudetto probabilmente perché è ancora la squadra più forte, una Juve che potrebbe perdere Bonansea. Ecco, quello che voglio chiederti, al di là del fatto di quanto è importante Bonansea, lo sappiamo, ti aspettavi che venisse seguita da un grande agente come Mino Raiola, che potrebbe portarla al Lione, che resta una delle squadre più forti del mondo, anche se insomma sta un po' smobilitando, con magari è andata a Bayern Monaco, con le Sommer che è andata negli Stati Uniti. Ecco, ti aspettavi questo interesse anche di grandi agenti per giocatrici così importanti? Ma sai, qualche mese prima era già successo con Mendez per quanto riguarda una giocatrice portoghese, e quindi significa che i grandi agenti stanno iniziando a interessarsi, no, al mondo femminile. Io ritengo, insomma, che questa sia una scelta che da un lato è comprensibile, soprattutto se Barbara
ha le ambizioni di andare a giocare all'estero. Dall'altra parte, un po' mi spaventa, lo dico in maniera molto, molto franca, perché sappiamo bene noi che ci siamo dentro, no? Che c'è un abisso sul piano del livello economico del calcio maschile e del calcio femminile, e quindi oggi il calcio femminile è ancora alla ricerca della sua sostenibilità economica in tutti i paesi, non solo nel nostro ancora di più, perché siamo partiti dopo e quindi abbiamo ancora più difficoltà. E quindi ecco, dipende come questi grandi agenti si sono approcciati a questo ambiente, se nel mettere esclusivamente al servizio la propria esperienza e quindi per aiutare concretamente le ragazze, o se invece già anche con delle velleità di guadagno, che questo francamente lo trovo inadatto e fuori luogo, soprattutto in questa fase del calcio femminile a livello mondiale. Ecco Katia, prima di passare al calcio maschile, ti volevo fare un'altra domanda. Vediamo la Juve dominare, penso che sia un unicum il fatto che possa vincere tutte le partite del campionato, non credo sia mai successo in Italia. È un po' quello che succedeva l'anno scorso, fino all'anno scorso, anche nel calcio maschile. Mentre in Europa fa più fatica in Champions. Cosa manca alla Juventus per riuscire a essere grande come è in Italia anche in Europa? Chiaramente il mercato, forse dal punto di vista mentale qualcosa, puoi rispondere come vuoi. No, beh, molto semplicemente, all'estero i top club sono più avanti della Juve perché hanno una qualità tecnica e atletica superiore alla nostra, e di conseguenza la Juve in questi anni è stata anche svantaggiata dai sorteggi, perché quest'anno il Lione, l'anno prima il Barcellona, il primo anno col Brondby si deve mangiare le mani, perché lì sì che doveva passare il turno e quindi guadagnare anche punti nel ranking per non ritrovarsi sempre con questi sorteggi sfortunati. Per cui mancano questi due aspetti che arriveranno col tempo, sia nella crescita della nostra Serie A, che comunque step by step sta diventando sempre più competitiva e quindi anche formativa, e poi chiaramente nel potenziare ulteriormente la squadra con dei profili internazionali che ne possano elevare il livello. Da Juve a Juve, ti aspettavi così tante difficoltà per Pirlo alla stagione del debutto? Eri una di quelle che lo diceva anche quando è arrivato, o credevi che sarebbe andata meglio la sua avventura? Per ora. Io, sai, facile, no, parlare adesso, e quindi sembra che tutti adesso abbiano ragione. Io ho sempre pensato che fosse una grande scommessa, un'incognita enorme, e proprio per la sua mancanza di esperienza, visto che allenare è totalmente diverso che giocare, e quindi come tutti i nuovi mestieri serve della gavetta per imparare a svolgerlo al meglio. In più, da sempre sono anche convinta che la Juve a centrocampo abbia parecchi difetti, e quindi sicuramente la squadra non mi sembra neanche che sia stata costruita per aiutare anche mister Pirlo a sviluppare al meglio le sue idee di calcio. Quindi mettendo insieme questi due incognite, oggi si ritrovano in una posizione scomoda e particolarmente delicata, perché lo sappiamo tutti, al di là del prestigio ci sono in ballo i soldi, e sotto questo profilo la Juve ha parecchi debiti, e quindi la qualificazione è necessaria anche da quel punto di vista, soprattutto da quel punto di vista. Visto che hai parlato di soldi, che idea ti sei fatta della Superlega? Perché se raccontiamo solo l'aspetto romantico, il calcio è di tutti, è qualcosa che probabilmente va contro la natura del gioco del calcio. Per il fatto però che, insomma, dal punto di vista economico c'è voglia di riavvicinare i giovani. Questo non sto giustificando la Superlega, lo sapevo, un'idea che si è fatta, io sono contrario, per esempio. Però dietro c'è una motivazione logica. Sì, hai detto bene, anch'io come te sono contraria, ma non per principio, ma proprio per la finalità che secondo me deve mantenere il calcio, per ritornare ad essere così tanto d'appeal anche con le generazioni più giovani. E quello non mi sembra, diciamo, la scelta ideale per arrivarci. Però di sicuro il fatto che sia successo deve far riflettere e deve far capire che bisogna assolutamente cambiare parecchie cose nel calcio. E in primis ritengo appunto che quello dei costi sia fondamentale, quindi la riduzione dei costi che vadano dagli stipendi di tutti, e quindi non mi riferisco semplicemente ai calciatori, ma a tutti coloro
allenatori, dirigenti e chiunque guadagna delle cifre spropositate rispetto al valore di produzione che questo sport sta producendo. E in più, appunto, per ritornare ad essere competitivo, credo che nei campionati domestici diminuire il numero di squadre partecipanti sia un altro step indispensabile per poi elevare anche la qualità delle partite e di conseguenza interessare di più i giovani. E infine, ne dico una terza, avere sempre più allenatori alla De Zerbi, che puoi perdere, ma chiunque guarda il giocare il Sassuolo si diverte e quindi avvicina sicuramente il giovane e colui che magari non è tanto convinto, perché comunque il divertimento poi è una leva importante. Quindi queste tre componenti secondo me sono basilari per provare a vedere un calcio differente dove si è raggiunto un punto in cui francamente credo che se non si metta mano passeranno anni difficili. Aggiungo quel discorso anche della commissione degli agenti, perché anche questo è un altro tasto dolente, ma rientra nei costi e nella riduzione dei tanti costi esorbitanti e superflui che vanno sicuramente rivisti anche con delle normative ad hoc. Ale, prima ti ha chiesto della Juve che fa fatica in Europa. Voglio farti due domande rapide. La prima: chi vince la finale di Champions tra Chelsea e Barcellona? Io dico Chelsea, in realtà lo dico già da gennaio, quindi non è che sventolo ora la bandiera dei Blues. E la seconda invece: quanto è importante la riforma della Champions League per il calcio femminile italiano? Sì, guarda, la penso come te, anche se penso che sarà molto equilibrata, però obiettivamente l'attacco del Chelsea e il fatto che abbiano vinto lo scudetto nel campionato più competitivo d'Europa, secondo me gli dà un plus per provare a essere vincitrici anche della Champions. E la riforma no, la ritrovo molto importante, perché se ci pensate è quasi un tentativo di un nuovo modello di distribuzione delle risorse, al di là del fatto della nuova composizione dei gironi, che se poi funziona al femminile potrebbe anche essere utilizzato sul maschile. In questo caso il femminile viene visto un po' come un esperimento e secondo me il fatto che poi si diano soldi anche ai club che non partecipano e quindi si aiuta in questo modo la crescita del campionato domestico va nella direzione giusta per far crescere e sviluppare questo sport che io come te, che lo conosciamo da una vita, ne vediamo proprio sotto gli occhi una sua evoluzione da ogni punto di vista, tecnica ed organizzativa. Beh, direi esaustiva e precisa. Ti faccio un'altra domanda sul calcio maschile invece. Stiamo iniziando il weekend forse decisivo per quanto riguarda la corsa Champions. Se pensi che rimarrà tutto com'è, quindi Atalanta e Milan alla Champions League e Napoli e Lazio e Juve fuori, o si pensa che ci possano essere delle sorprese nelle partite che stanno per arrivare? Ma sappiamo, no, che in realtà è tutto molto imprevedibile, però non mi atto sorprese questo weekend di nessun genere, poi lo scopriremo, ma penso che per ragioni varie ci siano le motivazioni insomma per mantenere la classifica inalterata. Senti Katia, visto che tu oltre ad essere stata una grandissima giocatrice, sei da anni una grande commentatrice, adesso commenti le partite per Team Vision. Io quello che voglio chiederti è quanto è difficile tu per una donna affacciarti, lavorare in un sistema giornalistico che comunque è complicato, ma non voglio sentirti dire le difficoltà che hai incontrato. Che cosa fai tu per essere sempre più all'altezza, per essere sempre più in prima linea, essere sempre più quella che fa la differenza? Perché io credo che così come il telecronista, il commentatore maschile, anche il telecronista femminile deve fare quel qualcosa in più. È la stessa domanda che ho fatto a Tiribocchi. Ma sai, non è facile per me intanto restarci e quindi è sempre un percorso spesso a montagne russe. E questo significa dovere ogni volta che ti viene data l'occasione vivere sempre la partita come se fosse una finale di Champions, quindi con la massima preparazione, a prescindere
che ti guardano milioni di persone o anche solo 2000 persone. Cioè, quindi in questo senso il mio è un approccio sempre molto professionale, quindi grande preparazione e anche come appunto se fosse la partita più importante della mia carriera lavorativa. Quindi in primis assolutamente questo, nel tempo ho anche magari affinato un po' di esperienza che mi aiuta sia nella preparazione della partita sia nel gestire i momenti del match, quando magari a volte nell'insicurezza magari è meglio aspettare un attimo piuttosto che rischiare di dire una cavolata, oppure anche quando magari hai già visto una cosa, però se sei a livello maschile e la dici puoi sembrare presuntuosa, allora è meglio trattenersi perché poi dopo non vorrei passare per quella donna che sembra che so tutto io, quando invece per me il calcio è talmente spontaneo, talmente istintivo, lo seguo da quando sono una bambina e però ho anche capito che insomma una frase detta da me rispetto che da un collega uomo può sortire due effetti diversi, quindi sto maturando anche magari questo tipo di esperienza dove prima invece ero molto più istintiva e non ci pensavo nemmeno a questi risvolti, ma nel tempo ho capito invece che anche questi dettagli sono importanti. Siamo quasi in chiusura, quindi ti faccio un'ultimissima domanda rapidamente. Un commento sulla Lazio, che torna in Serie A. Beh, aveva la rosa più forte e col cambio del mister e quindi con l'arrivo di Morace, che ha introdotto 5 allenamenti rispetto ai 3 che fanno più o meno tutti in Serie B, alla lunga questo ha fatto la differenza ed è la conferma che il lavoro paga. Naturalmente si dovrà rinforzare per mantenere la categoria e magari togliersi anche qualche soddisfazione, perché comunque la rosa ad oggi va assolutamente potenziata. Katia, è stato un piacere sentirti su diversi argomenti, come sempre mostri la tua preparazione e ci farà piacere risentirti anche in futuro se ne avrai lo stesso piacere anche tu. Ti salutiamo e ti diamo appuntamento a presto sempre su calciomercato.com. Grazie mille. Ti sentiamo dove, Katia, nel weekend? Nel weekend, beh, scontro per la lotta a salvezza, Hellas-Napoli. Con una vittoria il Napoli si salverebbe, quindi dai, seguiteci su Twin Vision alle 15 di domenica. Lo faremo, grazie Katia. Un saluto ciao. A tutti grazie voi, a presto. Ciao. Beh, Fede, incredibile ma vero, siamo quasi riusciti ad arrivare alla fine, no? È stata una puntata ricca, diverse tematiche, diversi argomenti, tanta carne al fuoco, qualche problema tecnico, ma direi che è andata bene. Insomma, a volte ci sta, è il rischio del mestiere, come si dice. Assolutamente, poi su Twitch comunque vi diamo appuntamento per quelli che saranno gli incontri di settimana prossima, lunedì pomeriggio con il direttore Stefano Agresti, venerdì prossimo invece sempre con noi, con tanti ospiti, calciomercato.com non vi abbandona, durante il weekend seguiremo la Corsa Champions e la Corsa Salvezza, approfondimenti, live, centesimo minuto, mercato, chi più ne ha, chi più ne metta. Direi che posso congedarmi da voi salutando anche Federico Zanon. Grazie Fede per ciao, Vale, la tua grazie, presenza. Grazie. E un saluto a tutti e ci rivediamo, ci risentiamo su tutti i social che volete. Tanto noi siamo sempre qua. CM è sempre con voi. Un abbraccio ciao, a tutti. Ciao.